Ciao a tutti amici, bentornati qui sul mio canale, io sono Francesco e oggi siamo qua, dopo tantissimo tempo, con una nuova recensione. Ma prima, la sigla. Ragazzi, oggi siamo qua con la recensione di queste qui, che sono un paio di cuffie True Wireless dell'AlphaWise. Mi sono state gentilmente mandate da Gearbest, che ringrazio veramente tanto. Vi ricordo prima di tutto di iscrivervi ai nostri canali Telegram, dove troverete tanti sconti e buonissime offerte. Iniziamo a vedere queste cuffie più da vicino. Ragazzi, la confezione si presenta in questo modo, con il power bank messo centralmente e le due auricolari posti agli estremi, destra e sinistra. Devo mettere da parte perché lo andremo a vedere più tardi. Troviamo manuale di istruzioni che sono rigorosamente tutti in cinese. Cavo con USB A e micro USB per la ricarica del power bank. Un sacchetto per il trasporto, però sinceramente io non utilizzo, e qui abbiamo tutti gli adattatori per i nostri padiglioni. Possiamo vedere qui sotto il nostro power bank che ha un'uscita USB tipo A e un ingresso micro USB per la ricarica. Abbiamo dei LED che ci indicano lo stato del power bank e qui abbiamo i nostri auricolari che si attaccano magneticamente. Una volta estratti si connettono automaticamente al nostro cellulare se il Bluetooth è acceso. Ragazzi, questi sono gli auricolari. Devo aggiungere inoltre che si tengono veramente molto bene all'orecchio perché è abbastanza intuitivo l'inserimento. Si connettono automaticamente. Ok. E non sono touch purtroppo, però sono cliccabili. Con clic si attiva la musica, doppio clic si mette in pausa o play della musica. Indipendentemente da auricolare destro o sinistro si risponde a una chiamata. Hanno un'autonomia che garantisce circa 4-5 ore di fila, con il power bank che le ricarica dalle 3 alle 4 volte. Devo dire che i bassi sono molto corposi e presenti, gli alti sono abbastanza buoni, di certo non sono a livello delle sorelle più blasonate. Il mio parere finale su queste paio di cuffie è sicuramente un giudizio positivo, per via dei suoi materiali che inizialmente da figura possono sembrare in plastica ma sono interamente in alluminio. Anche gli auricolari sono molto buoni, adattatori di tutte le grandezze, quindi va bene per qualsiasi grandezza di orecchio. E in casi eccezionali si può usare il power bank per ricaricare anche il nostro cellulare. Non ve lo consiglio perché è soltanto da 2100 mAh, quindi scaricherete quasi totalmente il power bank per ricaricare il vostro cellulare. Voglio ringraziare ancora Gearbest che me le ha mandate. Noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete questo video a tutti i vostri amici. Se siete interessati, in descrizione potete trovare il link all'acquisto, prezzo che si aggira sui 30 euro, ottimo Best Buy, e anche tutti i miei social, il link qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, vado ad ascoltare un po' di musica.